Ringraziamo il Vice Ministro che sappiamo che adesso dovrà lasciarci e diamo la parola al prefetto De Miro di Reggio Emilia con l'aspettativa, anche la curiosità di sapere come vanno le vicende in Nord Italia da quando ormai si sa che anche in Nord Italia vi sono importanti ramificazioni della criminalità organizzata. Salutiamo ovviamente il Ministro Orlando che si è appena seduto. Prego. Buonasera, prego. Ministro. Allora, io avrei voluto iniziare con un ringraziamento al professor Fiandaca che ha dato l'occasione con questo convegno di parlare anche della prevenzione amministrativa che è la Cenerendola nel sistema delle misure di prevenzione. Non mi aspettavo la forte provocazione del professor Mazzamuto che veramente mi ha un po' tramortito in quanto ha inizialmente messo addirittura in discussione la stessa, diciamo, bontà dell'istituto o davvero la capacità dei prefetti di utilizzare l'istituto. Siete sovraccaricati. Siamo sovraccaricati, ma noi ce la facciamo, insomma, l'abbiamo dimostrato in Emilia, in terre dove insomma si è subito anche il terremoto, abbiamo dimostrato di poter reggere la sfida del contrasto alle infiltrazioni mafiose. Io per questo ho preparato, forse credo di aver fatto io bene, a mettere giù proprio le mie considerazioni per iscritto in un documento che poi lascerò, in maniera tale da essere evidente qual è l'impegno di un prefetto a volte oscuro nell'azione di prevenzione amministrativa. Mi dispiace non avere accanto qui il prefetto di Palermo, oggi indisposta, perché sarebbe stato interessante vedere un po' come ci possono essere analogie tra l'azione, una realtà dove la mafia è cosa nostra, è ormai un dato assolutamente consolidato nella sua esistenza, nella sua capacità di infiltrazione, rispetto all'esperienza di un prefetto che si muove in realtà dove ancora questa consapevolezza non è assolutamente piena. Quindi il mio intervento non scenderà nei dettagli del sistema normativo proprio della documentazione antimafia, ma come richiesto io parlerò proprio della mia esperienza di prefetto e dell'esperienza di un prefetto che è chiamato a dare applicazione concreta a norme sempre più rigorose. E in questo forse ha ragione il professore Mazzamuto, ma in verità quelle norme che sembrano più rigorose, di fatto, accrescendo anche i poteri di accertamento dei prefetti, di fatto sono stati il frutto di una stratificazione giurisprudenziale, la vogliamo mettere così, dottrinaria, vogliamo mettere così, se vogliamo prendere a prestito le parole del dottore Musolino di Reggio Calabria. Quindi di fatto erano già poteri esercitati dal prefetto, perché il potere è così ampiamente discrezionale nell'individuare gli elementi di prova e delle condizioni di pericolo di infiltrazione di mafiose che anche la tipizzazione delle fonti non è mai stata esaustiva, non lo è neanche adesso. Quindi nella mia relazione delineerò in particolare l'esperienza maturata proprio soltanto con riferimento al controllo antimafia e nell'esercizio del rilascio delle informazioni antimafia. Si tratta, devo sottolineare, che è un'attività da esercitare con competenza, senza la quale nessuna previsione normativa, anche la più rigorosa, potrebbe rivelarsi davvero efficace. Ed è un potere discrezionale che si deve utilizzare, noi prefetti sappiamo utilizzare con tanta capacità di approfondimento, di analisi, ma anche consapevoli della delicatezza di provvedimenti dell'azione, perché l'azione nel momento in cui si andrà a definire con un provvedimento interdittivo, sappiamo bene che quell'azione potrà anche incidere in maniera
ampia sulla vita contrattuale delle imprese. Anzi, proprio perché in questi ultimi anni si è determinata anche una maggiore ampiezza degli effetti interdittivi nella vita contrattuale dell'imprenditore a seguito di provvedimenti ostativi dei prefetti. Ecco, mi corre obbligo precisare che l'esperienza maturata nella città emiliana, nella quale sono prefetto dal 2009, ha presentato per me aspetti di novità, perché portata avanti stretta intesa con gli altri prefetti dell'Emilia-Romagna, con i quali sono state condivise nella sede della conferenza interprovinciale delle autorità di pubblica sicurezza, convocata più volte dal prefetto di Bologna, le preoccupazioni rispetto ad una sempre più evidente presenza di organizzazioni criminali mafiose nei rispettivi territori provinciali, con accentuazione in taluni dell''Ndrangheta e della Camorra in tal'altri, tutte comunque pacificamente conviventi in nome degli affari. Si tratta di valutazioni e riflessioni maturate anche grazie al costruttivo contributo col procuratore della Repubblica presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, dottor Alfonso, al cui ufficio noi trasmettiamo, le prefette dell'Emilia Romagna, trasmettiamo i provvedimenti interdittivi. La prevenzione amministrativa richiede ovviamente la conoscenza dei fenomeni mafiosi nelle loro dinamiche criminali, del loro posizionamento delle organizzazioni fuori dalle regioni di origine e dei settori economici di maggior interesse speculativo. Quindi, per chi come me conosceva soprattutto Cosa Nostra e la Camorra, avendo lavorato lunghi anni in Sicilia e per poco più di un anno in Campania, è stato importante prima approfondire lo studio di un'altra organizzazione criminale, l''Ndrangheta, perché molto presente in Emilia e a Reggio Emilia in particolare. L''Ndrangheta, lo dico questo ovviamente per gli studenti che sono qui presenti, non certo per gli autorevoli professori, è stata definita dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa istituita nella 15ª legislatura nella propria relazione approvata il 19 febbraio del 2008, organizzazione criminale mafiosa liquida per la sua capacità di infiltrazione e sommersione, di diffusione e pervasività nella società e nell'economia, una mafia che da rurale e selvaggia dei sequestri di persona è diventata l'organizzazione criminale più moderna, la più potente sul traffico di cocaina, quella capace di procurarsi e procurare micidiali armi da guerra e di distruzione, la più stabilmente radicata nelle regioni del centro-nord e del nord Italia, oltre che in numerosi paesi stranieri. A Reggio Emilia, questo lo dico perché a Reggio Emilia si è delocalizzata la costa originaria di Cutro, oggi in provincia di Crotone, la cui articolazione criminale, come riferito nella relazione 2013 della Direzione Nazionale Antimafia, arriva sia in Lombardia, nelle province di Mantova, Cremona e Brescia e in Veneto, esprimendo sinergie con le colonie dei clan dei casalesi da tempo presenti in regione. La stessa relazione 2013 sottolinea, della Direzione Nazionale Antimafia, sottolinea l'attualità e l'importanza delle informazioni antimafia, rivelatesi strumento utile e dinamico per intercettare gli appetiti della mafia nel settore dei pubblici appalti. La Direzione Nazionale Antimafia esprime anche apprezzamento per l'attività provvedimentale dei prefetti emiliani. Scrivono i consiglieri Francesco Curcio e Roberto Pennisi che la più rilevante e tangibile presenza dell''Ndrangheta nelle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, al di là delle indagini della DDA, emerge anche dalla consistente attività preventiva svolta agli uffici territoriali del Governo attraverso misure interdittive che hanno sempre superato il vaglio del giudice amministrativo ogni qualvolta abbiano formato oggetto di controllo di legittimità, misure particolarmente efficaci in un territorio che, colpito dal terremoto, si è attrezzato proprio allo scopo di prevenire le classiche infiltrazioni nei lavori che immancabilmente si sono presentate, pure precisando la DNA che le iniziative prefettizie, nei modi consentiti, hanno fruito degli esiti di attività investigative anche in corso di svolgimento. E questo, ecco, testimonia l'impegno, la puntualità, la qualità di analisi che i prefetti hanno, ecco, saputo dimostrare e anche il rapporto, diciamo, di rete e di collaborazione con le strutture giudiziarie del territorio. I prefetti di Reggio Emilia, i prefetti emiliani, hanno realizzato in primis, perché come si è arrivati a questo risultato? C'è stata una strada, un percorso. E hanno realizzato in primis un rinnovato assetto organizzativo degli uffici antimafia. È stato rafforzato il rapporto di sinergia con gli organi di polizia
attraverso la costituzione del gruppo Interforze, coordinato da un viceprefetto e costituito da dirigenti ufficiali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della DIA, col preciso compito di procedere all'acquisizione e all'analisi degli elementi informativi con riferimento a quelle ditte che si palesano a maggior rischio di infiltrazione mafiosa. Quindi c'è un gruppo di analisi che fa approfondimento delle situazioni maggiormente a rischio. In relazione al controllo dei lavori pubblici e privati riguardanti la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del maggio 2012, l'attività di prevenzione è stata efficacemente rafforzata con l'istituzione del GIRER, gruppo di analisi criminali interforze presso il Dipartimento della PS. Quindi è un lavoro di squadra, è un lavoro forte, robusto, ben strutturato. Ecco, non è soltanto il lavoro, insomma, non so, del prefetto che giusto così acquisisce degli elementi informativi un po' improvvisati, un po' superficiali, e adotta provvedimenti che invece poi incidono fortemente sull'attività e sulla vita contrattuale di un'impresa. Sono state e sono tuttora molteplici le occasioni di confronto e di collaborazione tra i colleghi prefetti e gli stessi uffici di prefettura, che non hanno mancato di mettere le proprie esperienze a fattor comune, con un reciproco scambio di conoscenze, dati, rapporti informativi, pervenendo anche ad analoghe modalità procedimentali. Questa è la novità di questo lavoro che è stato fatto in Emilia-Romagna. L'esigenza di un rinnovato impegno verso la prevenzione antimafia amministrativa è stata fortemente ribadita in questi anni dall'amministrazione dell'interno, che già con circolare del 23 giugno 2010 a firma dell'allora ministro Maroni ha rivolto ai prefetti la raccomandazione di procedere d'intesa con le stazioni pubbliche appaltanti al territorio alla stipula di protocolli di legalità volti a favorire l'applicazione del controllo antimafia attraverso le informazioni prefettizie anche contratti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e a tutti i subcontratti per le attività particolarmente a rischio di infiltrazione mafiosa indipendentemente dal loro valore. Quindi la prefettura di Bologna, d'intesa con le altre 8 prefetture della regione, ha elaborato il testo di un documento sottoscritto nel 2011 da tutti i prefetti dell'Emilia-Romagna, dal presidente della regione e dall'allora commissario del comune di Bologna, prefetto Cancellieri. Il protocollo prevede l'acquisizione delle informazioni antimafia per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiori a 250.000 euro, per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a 50.000 euro e in ogni caso, indipendentemente dal valore contrattuale, nei confronti delle ditte alle quali vengono affidati forniture e servizi ritenuti maggiormente sensibili, alla stregua delle linee guida predisposte al GASCO per la sorveglianza delle grandi opere. Si tratta del trasporto di materiali in discarica, trasporto smaltendo rifiuti e altre attività ritenute sensibili, già individuate le linee guida per il controllo delle grandi opere. Quindi si tratta di protocolli ben strutturati, ben studiati e addirittura, ecco, in Emilia-Romagna abbiamo voluto adottare un protocollo unico, proprio per evitare l'errore fatto nei primi anni del 2000 e di utilizzare strumenti pattizi che fossero molto differenti tra loro, con difficoltà poi applicative da parte di diverse stazioni appaltanti. Il documento approvato ha costituito il testo degli strumenti pattizi siglati nelle diverse province. La prefettura di Reggio Emilia ha stipulato 35 protocolli di legalità con i comuni, la provincia ed altre stazioni pubbliche appaltanti, che hanno reso possibile estendere i controlli anche situazioni contrattuali estranee o rapporto diretto con la stessa stazione appaltante, consentendo di intercettare le prime ditte condizionate alla mafia, per questo raggiunte da provvedimenti interdittivi. Prima di allora la prefettura di Reggio Emilia aveva rilasciato soltanto taluni provvedimenti ex articolo 1 septies e nessun provvedimento ostativo, e ciò riprova dell'ormai avvertita esigenza di far prevalere le ragioni della legalità sostanziale ampliando la sfera delle attività da sottoporre al controllo delle informazioni prefettizie. In questo le do ragione, professore, nel senso che bisogna, a mio giudizio, ecco, prendere spunto all'esperienza degli strumenti pattizi come strumento davvero efficace per intercettare le infiltrazioni mafiose e quindi estendere per legge la obbligatorietà dell'acquisizione delle informazioni antimafia anche a quei contratti che oggi sono, diciamo, esclusi per legge e dagli accertamenti rigorosi dei prefetti, delle prefetture, e che abbisognano di questi strumenti per poter
Perché sono invocati dal territorio, professore, non è che sono strumenti che i prefetti si danno perché c'è poco da fare in prefettura, si danno perché sono richiesti dal territorio, sono invocati dal territorio. Il territorio è il primo sensore del pericolo delle infiltrazioni mafiose. Quando io sono arrivata a Reggio Emilia mi si sono presentate le organizzazioni di categorie economiche, soprattutto delle piccole imprese, del commercio, degli artigiani, dell'autotrasporto, perché segnalavano la forte presenza di situazioni di illegalità e di condizionamenti. Quindi il prefetto deve dare una risposta, la dà attraverso lo strumento che ha, il protocollo, che se rivelato è estremamente utile. Questo per rispondere, insomma, così alla sua provocazione iniziale. Bene far rispondere. E io per questo l'ho scritto, così lo lascio, così rimane la struttura di un lavoro e di un impegno. Successivamente al sisma del maggio 2012 sono state adottate specifiche e più rigorose misure di contrasto. La legge infatti ha previsto l'obbligatorietà dell'acquisizione delle informazioni antimafia per tutti i lavori correlati alla ricostruzione, indipendentemente dal loro valore contrattuale, ed anche l'obbligo di iscrizione nella cosiddetta white list, cioè in un albo provinciale di fornitori, per l'esecuzione dei lavori e forniture con impiego di risorse pubbliche ritenute maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa. In buona sostanza, coincidenti con quelli già presi in considerazione dai protocolli di legalità, ai quali addirittura il Presidente della Regione, commissario delegato alla ricostruzione dell'Emilia Romagna, ne ha aggiunti altri. Quindi addirittura l'ordinanza ha ampliato, diciamo, perché era previsto nella legge questa possibilità, i poteri di accertamento del prefetto. È richiesta l'iscrizione della waitlist anche per la fornitura dei moduli prefabbricati e dei relativi arredi, la demolizione di edifici ed altre strutture, movimento di terra quali scavi, livellamenti, riporti del terreno, noleggio con conducente di mezzi speciali, fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici, fornitura di beni necessari per la ricostruzione delle scorte gravemente danneggiate dagli eventi sismici nel settore farmaceutico. Quindi vede come è stata ampliata con ordinanza del commissario la possibilità di incidere sotto questo profilo. I positivi apprezzamenti sull'operato delle prefetture del cratere sismico da parte della Direzione Nazionale Antimafia sono stati autorevole conferma dell'azione svolta con impegno, le devo dire, grande sacrificio e elevata professionalità, con sacrificio massimo da parte di tutti gli uffici gravati all'improvvisa trattazione di un numero considerevole di nuove richieste, per dare concretezza operativa alla volontà espressa al Parlamento di rafforzare gli strumenti di controllo volti a scongiurare il paventato pericolo delle infiltrazioni mafiose nella ricostruzione in Emilia Romagna, tanto più che in Emilia Romagna non devono arrivare da fuori, sono già lì presenti delle organizzazioni criminali. Ecco la necessità di essere rigorosi e arrivare in tempo a intercettare le ditte. Si tratta di un'attività favorita da un impianto normativo rigoroso, coerente e puntuale, arricchito e specificato dalle linee guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza e le Grandi Opere presso il Ministero dell'Interno, qui ringrazio il collega Frattasi, è stato veramente bravo, che hanno dato un grande contributo di chiarezza e di ausilio alle prefetture. Più volte ci siamo incontrati a Bologna, anche con gli uffici della Regione, nei prefetti, e per chiarire all'inizio del momento applicativo della norma quali dovevano essere i nostri spazi di operatività per essere più incisivi, ed era un'incisività richiesta dalla stessa Regione e dalla stessa politica regionale. La Prefettura di Reggio Emilia ha adottato complessivamente 53 provvedimenti ostativi tra informazioni interdittive, 39, su un totale di 3.064 richieste contabilizzate al 2012, l'1%, e dinieghi di iscrizione alle white list numero 14, su un totale di 1.105 istanze pervenute all'ufficio. Nei 53 provvedimenti sono ricompresi tuttavia anche quelli riguardanti la medesima ditta, ma indirizzati a stazioni pubbliche appaltanti diverse, sicché in realtà sono una quarantina lettere aggiunte da un provvedimento interdittivo, rette individuali, società a responsabilità limitata, società per azioni, consorzio di ditta. Sì. Va bene, io tendo di stringere, però c'è un passaggio che vorrei precisare. Io sono cattivo, però i prefetti sì, manco lo so, però lei è stato anche cattivo in commissione antimafia, quindi devo rispondere a lei. Perché allora io non ho letto l'intervento, fatto personale, attenzione, allora, è personale, quindi sì, però facciamo parlare il ministro, dobbiamo arrivare a far parlare. No, beh, e quindi allora
Allora, quello che voglio dire è questo, che nessun provvedimento è stato adottato sulla base di un mero richiamo alla sussistenza di rapporti familiari, essendo noto l'orientamento giurisprudenziale che non riconosce ai fini di una dichiarata legittimità dell'atto il solo richiamo ai rapporti anche stratificati di parentela. Viceversa, il quadro familiare di riferimento, sempre importante nella motivazione dell'atto, è stato arricchito dal puntuale richiamo ad altri elementi sintomatici riferibili a una comunità, a una comunanza di interessi o accertate concrete relazioni confidenziali dei titolari delle ditte o dei rappresentanti legali o dei procuratori speciali con ambienti della mafia. Posso dire che è trattato in linea di massima di ditte che hanno fatto registrare una contiguità compiacente, professore, uso le sue parole, professore Fiandac, una contiguità compiacente piuttosto che una contiguità soggiacente, richiamando una distinzione usata proprio da lei. Ho studiato bene il suo intervento. Come ad esempio, sempre per quanto riguarda Reggio Emilia, nell'accertata ipotesi della partecipazione al sistema fraudolento delle fatturazioni false usato dall'Andrangheta come strumento di arricchimento della cosca, nella dimostrata disponibilità finanziaria come un bancomat, dicono i magistrati, l'Andrangheta con esborsi periodici di ingenti somme di denaro, ovvero nel caso di richiesta di protezione a Cosa Nostra all'Andrangheta. Si tratta di elementi indiziari di pericolo positivamente vagliati dal giudice amministrativo. Del resto, la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato dichiara che non occorre né la prova dei fatti reato né la prova dell'effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa, nemmeno la prova dell'effettivo condizionamento delle scelte dell'impresa stessa, purché esso si possa ragionevolmente ricavare da atti e fatti assolutamente comprovati che possono anche assumere connotati atipici. In relazione all'esaustività degli elementi informativi acquisiti che hanno consentito di ascrivere le imprese interdette in un'orbita mafiosa, non ho ancora finora ritenuto di una qualche utilità procedere all'audizione del rappresentante legale dell'impresa nella fase istruttoria del procedimento. Non perché sono oberata di lavoro, perché non c'era la necessità. Del resto, anche i procedimenti che sono indicati come procedimenti a partecipazione della parte interessata, ecco, quella partecipazione può essere esclusa da parte della pubblica amministrazione se l'atto che si deve assumere è un atto dovuto. Allora, dinanzi a elementi congruenti, precisi e puntuali, che non possono che portare ad una interdittiva, salvo un'omissione di atti d'ufficio, il prefetto non ha l'obbligo né ha la facoltà, ma è assolutamente non esercitabile perché non utile. Gli uffici e di prefettura si sono anche raccordati per esprimere una linea comune di risposta alle richieste di accesso agli atti. Qui rispondo a lei, professore Mazzaluto, che parla di trasparenza, convenendo doversi riconoscere il diritto dell'impresa interdetta a conoscere pienamente. Ma se lei faceva il professore universitario, cioè, no, no. Qua il genocidio, cioè i ragazzi. No, rispondo perché è una cosa importante. In effetti è un'azione che abbiamo portato avanti e studiata con grande sofferenza e con grande senso di responsabilità in Emilia. Ne abbiamo anche discusso tra prefetti se adottare provvedimenti, diciamo, dalla motivazione ristretta o provvedimenti molto articolati della motivazione. E poi se ostendere questi provvedimenti, e siamo arrivati alla conclusione di doverli ostendere perché è giusto che l'amministrazione si presenti come trasparente, non ha nulla da nascondere ed è giusto anche garantire il diritto di difesa all'impresa che si vede compromessa la sua capacità contrattuale. Il tema della prevenzione amministrativa si intreccia a volte con quello dell'interesse pubblico a vedere completata l'opera. Questo è un tema che voi avete anche trattato. Ebbene, per quanto riguarda Reggio Emilia, soltanto in un caso l'impresa interdetta aveva in corso l'esecuzione di un importante lavoro pubblico, la realizzazione di una tangenziale. In questo caso la stazione appaltante ha ritenuto di sospendere i lavori in attesa del pronunciamento del giudice amministrativo. Soltanto dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato, che ha dichiarato la legittimità del pronunciamento della Prefettura, è stata bandita una nuova gara e adesso i lavori sono in corso di ultimazione, perché l'amministrazione ha scelto di difendere il principio di legalità e di trasparenza dell'azione amministrativa. Un altro punto sul quale mi vorrei soffermare, perché, ma giusto per un cenno, perché è stato toccato anche dal vostro lavoro, è quello dell'attualità e della revisione dei provvedimenti, interdittivi. La legge oggi prevede, diciamo, l'obbligo di revisione in caso di elementi nuovi, sopraggiunti nuovi alla adozione del provvedimento. Io posso dire che sui 53 provvedimenti adottati soltanto 3 ditte hanno fatto istanza di revisione e sono state tutte e 3 respinte,
non per un pregiudizio ideologico, ma soltanto perché in due casi non era stato provato l'elemento di novità, in quanto i soggetti compromessi comunque restavano all'interno del management, della gestione, o comunque diventavano procuratori speciali dell'impresa. In un caso perché era ancora pendente un giudizio innanzi al Consiglio di Stato e quindi non c'era la possibilità di accoglimento. Quindi questo è l'intervento che io quindi voglio dire, così concludo, però volendo anche sottolineare, questo mi sembra una notizia importante che devo dare, che le istituzioni reggiane hanno sempre voluto conoscere ed hanno convintamente collaborato per l'adozione di misure di prevenzione amministrativa volte a contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose, dei pubblici appalti nel settore parimenti ritenuto ad alto rischio di infiltrazione dell'autotrasporto. La Regione ha approvato anche leggi di maggior rigore in materia di edilizia privata e dell'elargizione dei contributi pubblici regionali ed ha realizzato insieme alla provincia il sistema di monitoraggio di tutti i lavori pubblici nelle diverse fasi di realizzazione, denominato questo progetto Parre, cui partecipano tutti i comuni. E devo dire che io ho ricevuto anche, non sono mancati, forti attacchi da parte di imprenditori raggiunti da interdittive antimafia. Forti attacchi hanno contestato al prefetto di aver adottato provvedimenti in assenza di sentenze di condanna. E devo dire che chi ha più protestato poi è stato gli imprenditori che non hanno proposto ricorso avverso i provvedimenti del prefetto. Due anni fa devo dire che è anche stata indirizzata a me in busta un proiettile con una lettera di minaccia. E io devo dire anche che mi è stato molto di conforto la solidarietà e la vicinanza delle istituzioni reggiane tutte, della società civile, che hanno respinto sempre ogni pretestuosa accusa nei miei confronti ed espresso in ogni occasione sentimenti di stima. Colgo anzi l'occasione per rivolgere a tutti loro conferma della mia sincera gratitudine. Bene, ringraziamo il prefetto della appassionata difesa del suo lavoro, che comunque ci conferma che anche in Nord Italia, diciamo, lo Stato sta incominciando a reagire alla presenza della criminalità organizzata.